E piove governo ladro! Ma grazie per questo applauso spontaneo che noi volevamo rigettarvi con tutto il nostro cuore, ma soprattutto lo volevamo condividere con Ivan e Amleto, che a me mi piacerebbe farli montare qui sopra una porta. Ma sapete perché? Perché hanno altri due per disse stronzate ci paga pure stasera. Capito? Però siccome a noi ci è sembrato troppo prendere soldi per dire cavolate, io li vorrei qui sopra, ma venite qui. Ivan, per avvocare non l'ha chiamato Ivano, chiamalo Ivano, Ivan. Perché? Allora a noi ci è sembrato troppo, diciamo, prendere soldi per dire cavolate, siccome noi da sempre diamo una parte, diamo una parte di tutti i compensi ad un'associazione di clown terapia, e quale posto migliore per parlare di clown terapia come la città del sorriso, che è Monte San Giusto. Fatevi un applauso, anche ho visto un po' di facce incazzate, non è che mi eccoli qua i miei amici. Allora io stavo dicendo che ovviamente a noi ci è sembrato troppo prendere soldi per dire cavolate, quindi voi questa sera ci state aiutando per sostenere la clown terapia, perché noi da sempre, come voi sapete, diamo una parte di questi compensi a questa associazione che si chiama Il Baule dei Sogni, che opera al Salisi di Ancona nei reparti dei bambini, dove nei reparti di oncoematologia, dove potrete immaginare ci sono bambini più sfortunati di quelli che vedo qui o che avrete a casa. Ma non perché portare un sorriso serva per distrarli, sapete benissimo voi, a maggior ragione, che la clown terapia è una terapia a tutti gli effetti. Non dico che un bambino possa guarire da una malattia con un sorriso, ma come mi spiegava la dottoressa Pippi, che è la fondatrice di questa associazione, con il buon umore nel nostro corpo si creano delle beta endorfine. Io che ero impreciso non ve lo so spiegare, se lo facevo un medico, sì. Adesso io dico, manco tu lo sai, però se lo spiego a parole mie. Le beta endorfine è una specie di adrenalina del nostro corpo che, se stimolata, aiuta le cellule a combattere quel mostro che hanno dentro questi bambini. Secondo noi fanno una cosa straordinaria, ecco perché abbiamo pensato di dare tutto il nostro apporto, e se volete potete aiutarci anche voi acquistando, chi ne volesse, l'ultimo ci dice una valigetta proprio qui di fianco davanti al palco, se qualcuno ce la tira su, dove i nostri CD, l'ultimo, eccolo qui, l'ultimo è uscito proprio prima delle elezioni perché era il nostro programma elettorale, pieno di stronzate. Ci sono 30 barzellette, eccolo qua, 30 barzellette e 4 canzoni, e costa 10 euro. Poi ci sono tutti quegli altri, il doppio, l'altro singolo. Ovviamente una parte di questi soldi sarà destinata alla clown terapia. Io volevo ringraziare voi due che siete un po' l'anima di questa serata di stompa, se siete proprio, ma soprattutto volevo ringraziare tutti loro che gli ho detto 9:30 di cominciare, 10:15. No, questo non ricorderò più che capo. Mezzanotte e mezzo. E poi tutti i dottori clown, perché portano un sorriso ad un bambino che in questo momento. Ricorda anche giovedì 2 ottobre che siamo al Palatenda. Altre stronzate. Ancora. E quindi ecco qua, se volete poi siamo qui con i CD. Un grande applauso per tutti i bambini che sono in difficoltà, i loro genitori, per Amleto, per Ivan, per tutti voi, ma per tutti i dottori clown, perché portano un sorriso ad un bambino e in questo momento un sorriso non riesce nemmeno ad immaginarlo. Grazie! Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio e tu non ci sarai. Adesso voglio vedere quando è che la pensa come me. In questo momento difficile che sta attraversando il nostro paese, c'è una persona che ci ha dato un po' di serenità, che ci ha dato un po' di tranquillità in questo momento. È una persona che sta sempre a Roma, è altissimo, ma non è un politico. Di chi sto parlando? Papa Francesco, sto papa che piace a tutti. Piace a tutti perché è una persona normale, è una persona che te fidi. Pensate che Babbo, che è un anticlericale, ciao Antonio, mi ha detto: io da sto papa ci comprerò pure una macchina di seconda parte. Perché te fidi? È un uomo, pensate, ma quando quest'uomo ha dei gesti, secondo me è finto. Dopo, addirittura, la cosa più bella che ha fatto Papa Francesco, quando ha fatto la messa per i politici alle 6:30 della mattina, lì si è superato. Lì è stato detto: perché non gli voglio far perdere un'ora di lavoro. Ma è simpatico. Un altro gesto bellissimo: dopo una settimana che si era insediato, è andato a trovare il Papa che si era dimesso.
Papa Ratzinger, perché in Italia si rimette un papa ma non si rimette un politico. Allora l'autista guidava su Maginò, andava a Castel Gandolfo, Papa Francesco dietro, mi dico che da un spigliato Papa Francesco ha visto che l'autista già aveva l'occhi rossi. Ha fatto: guarda, mi pare che sei un po' stanco, fa una cosa, fermiti da una parte che guido io, tu monti dietro e fai una pendica. L'autista gli ha detto: ma che dici? Ma, ma lei è il papa? Apposta, io sono un papa, posso fare come mi pare, no, sennò che papa sono. So che l'ha convinto l'autista dietro e un papa guidava. Vedi un po' che sto Francesco ci ha pigliato gusto, 100, siccome c'è il Renault 4 su sto transatlantico, 100, 150, una pattuglia dei carabinieri vede questa macchina e ferma. Qua velocità, qua sfionca, si ferma 50 metri più avanti, no? Allora, un maresciallo gli ha fatto appuntare, vai su, il ritiri patente, li prendo, io non lo so chi è, ma gli ritiri tutto. Come va su, l'ha appuntato, fa un saluto, vede chi era, faccio la corsa, maresciallo, a questo non gli si può fare niente. Questo è un grosso danno, il Madonna è un sindaco, ma più grosso, chi sarà un questore più grosso maresciallo? E chi Madonna è tu presidente della Repubblica e tu maresciallo di una cosa solo, un papa gli faceva l'autista. Adesso uno non è che ce l'ha con i carabinieri, per carità, anzi noi siamo grandi sostenitori della benemerita, perché secondo noi i carabinieri è una delle poche cose serie rimaste in questo paese. Pensate a sti poracci, chiappa i ladri e i giudici gli las. A che dica può fare, no? Però sui carabinieri si dice un mare di stronzate, ma vi posso garantire che la metà non è stronzate, eh? L'altro giorno un maresciallo che ha fatto la caserma nostra, Pignal, l'ha puntato e dice: no, abbiamo l'archivio pieno dei documenti, non ci si capisce più, fa una cosa. Quindi vecchi di 10 anni, mi fai un mucchio e bruci tutti. Così ci capiamo un po' meglio. E ha detto: ma vai maresciallo, però per sicurezza prima devo tutte le fotocopie. Cioè, non è che c'hai i ladri d'appartamento d'estate, una signora si è accorta, l'ha chiamati come reati, ha aperto la porta, c'era un corridoio e in fondo c'era uno specchio altezza d'uomo. A che come l'appuntato ci ha specchiato e ha detto: maresciallo, andiamo piano che reati con lei. E ha detto: vabbè, andiamoli a salutare, giusto come se fosse. Ha detto: fermo, fermo, che viene qua loro. Cioè, ma uno non è che... Ma noi, guardate, siamo stati invitati 2 anni fa al Lido del Carabiniere di Monte Marciano, sopra Falconara. Ci ha invitato alla festa della caserma dei Carabinieri. Il colonnello ha preteso che io raccontassi solo barzellette sui Carabinieri. A che ha fatto piacere questa cosa, no? Io, guarda un po', c'hanno il senso dell'ironia, no? In fondo, e beh, dopo un'ora che raccontavo barzellette sui Carabinieri non ce n'era uno che rideva. Si è alzato su uno, mi ha fatto: quando cominci a raccontare queste barzellette? Gli è pagato tutto vero? Sì, sì. Guarda che animale, quando è finito. No, però, onestamente, noi, tra l'altro, adesso si è fatti da stilo, abbiamo appena c'è la cambiata, prima c'era la punta e adesso c'è la stilo. Passava dentro i vicoli di piazza una sera, a mo c'è il monumento purtroppo un'usanza dalle parti nostre, abbiamo l'usanza di mettere corna, io non so se c'è usa, chiamo adesso giusto, c'è usa? No, pensate, a Pignacci si usa tanto, è una tradizione che si mantiene. L'altro giorno un amico mio stava a pigliare un caffè, gli si è avvicinato uno, gli ha fatto: se io ho letto con tua moglie che siamo parenti, gli ha guardato e detto: no, siamo pari. Una signora è andata a casa, era stata a cena con un po' amiche, come entra dentro casa un marito al letto con una migliore amica sua. Non ci ha visto più, un atto di rabbia, ha piato un coltello a un marito, gli ha tagliato tutto e ha buttato fuori dalla finestra. Sotto passava a stilo dei carabinieri, pum, gli si attacca sta roba subito. L'ha puntato, guidava, dopo poi ha fatto: maresciallo, che c'è? Appuntato, no, dico, io ho visto che ragazzo dei coglioni che portava il muschio. Cioè, non è che... Però, più grosso dell'isola, eh? Non so se siete d'accordo con me, in un momento così dove non ci si capisce più niente, perché qui si capisce più niente, c'è una figura che sta soffrendo più di tutti. Una figura che non ci capisce niente su questo mondo, che sono le persone anziane, le persone che ci hanno più di 80 anni, 83, 84. Perché? Perché mettetevi sui panni di una persona anziana. Uno già, la cucina, Umberto, perché Umberto è un vittito di niente, parlo sempre, lì gira il giornale con la testa faccia così,
tutto di fatto, ma guarda che c'era un articolo in cui diceva che un carcerato italiano allo Stato gli costa 320 euro al giorno. E io ho detto, che vuoi fare? Umbe? No, guarda sotto, sotto c'era una pubblicità, a Riccione pensione completa a 45 euro. E ma guardate, Umberto, che mi manda a aprire nessuno. Spinnimo 320 contro 45, cioè c'è ragione, io tanto te ne mangiate, le dormite, te ne fai cacciato. Noi capì, ha girato pagina e calato il consumo di carburanti del 40%. Ma guardate, grazie al cazzo, mi ha detto, dove si fa? 100.000 persone da Macerata, allora da piedi, e lì manca un litro di benzina dei consumatori. Cioè i vecchi, là in crisi, ma un vecchio che accende la televisione, mettetevi sui panni di un 85enne, tutte parole incomprensibili, pop, spread, BTP, BC, gli pare che un'altra lingua, chiama sempre lui che come la televisione, come funziona? Vitti per in italiano. Ma veramente ragazzi, BTP, BC, BC pare il nome della malattia, cioè. Antonietto 80, 78 anni, scappava dal supermercato una giorno con due sport pieni. Ho fatto Antonietto, attento con questa spesa che c'è il crollo delle borse, ma io tengo forte, non mi preoccupare. Non delle cose. Detto, sai che oggi si è alzato il PIL, hai detto tu a mio marito Marco Pilli e si è alzato il PIL. Sai che va in crisi. Un anziano va in crisi, ragazzi, di fronte a queste cose. Ma un anziano che vede i giovani di oggi, anche lì che spirava, belli ragazzi, perché che vuoi dire? Quando uno c'ha 20 anni così, ragazzi, ma porta l'orecchini dappertutto i maschi, sui orecchi, sull'occhio, sul naso, sui labbri, sulla lingua. Ai vecchi che pare che il mio figlio è nato male, che deve portare l'apparecchio per correggere, no? E poi dice chissà quando dovrà portarli pure i cocchi. Dunque dici come fai tu a fare una ferita all'uscita e mettetelo ferro, lui fa capire. Le donne ragazzi, oggi costa chirurgia plastica, ce n'è qualcuna che ha posto la bocca, pare che c'ha un canotto sulla faccia. Tu paracaluti, a Pignace ne una sette da bacio pare che ti metti un maglione. Cioè non si può, dai, tutte segnate, tutti i tatuaggi, tutte scritte, che per leggere tutto gli devi far uscire ora. Cioè non si può, tutte segnate, tutte, a Pignace tutte tirate, a 70 anni ce ne vuole aver 20. A Pignace ne una da quando si è tirata, se ti fa l'occhiurino e scappa una pera, scappa, ma ha fatto un po' troppo, no? Ma i tatuaggi che tante volte può capitare. Può capitare, no? Che vai a letto con una, gliene hai mutande e ci trovi all'uncerto. Yes. Ma ti fa piacere ti ghiacciate le sangue. Ma ci volete fare una farlo? Allora. Un voglio dire, no? Una luce, qualcuno, uno scorpio qualcuno ci fa. Ma uno scorpio è pure velenoso. Ma ci vuole fare che ne sono una gamba santa, un merluccito, un po' di papalina, che cazzo è? Ma che è una luce? Adesso sti mezzo ti ricordate fa da dietro, no? Cioè, io faccio per carità, qualcuno è anche carino, ma proprio lì vicino che ci metti una cosa a cucire, fa brutto, da, ma è poi un altro problema di vecchi. Ragazzi, un anziano oggi l'euro è più di 10 anni che è entrato in vigore, ma nonostante tutto si dice adesso in Parlamento c'è questa diatriba in cui qualche partito dice bisogna uscire dall'euro e tornare alla lira. Io che meglio che peggio non lo so. Ma di una cosa sono convinto, se tu a un vecchio gli dai la lira, gli dai 20 anni di vita. È vero? I vecchi già la lira dentro la testa, se io vedo papu, perché va a comprare una cosa, quando costa 1000 euro, ma cazzo 2 milioni, fa sempre un raffronto in lire, no? Perché la lira era la moneta più bella del mondo, noi ci avevamo la moneta più bella del mondo, ce l'abbiamo avuta per più di 60 anni, adesso la lei, e poi la banconota da 100.000 lire, chi se la ricorda, quando era bella? Verde. E su ogni banconota ci avevamo un personaggio importantissimo della nostra storia. Sulla banconota da 100.000 lire chi c'era, chi si ricorda? Caravaggio. Caravaggio non era un BMWC, Caravaggio. Sulle 10.000 lire chi c'era, chi si ricorda? Alessandro Volta, l'inventore della pila, pensate. E sulle 1.000 lire, quelle vecchie chi c'era? Verdi sul ricordo di più, sapete perché? Perché quasi 1.000 lire ce l'hai a tutti, ma 100.000 lire. Forse è un ricordo di tutti. Ma pensate, per Giuseppe Verdi, il simbolo dell'Ottocento. È vero, se lo mette l'applauso Giuseppe Verdi.
quest'uomo che ha scritto le opere liriche più belle del mondo. Pensate, Caravaggio, Alessandro Volta e Giuseppe Verdi. Un vecchio adesso quando è in Parlamento dice chi c'è, ci sta Berlusconi e si tromba pure la nonna, sa. Scagliola, grande sa chi ha comprato casa, che Umberto mi ha detto dire che gli ho pagato io, almeno per dai soldi. Renzi che insomma fa un canguro, non si capisce più niente, ragazzi, no? Ma tu con 1000 lire, un vecchio con 1000 lire si sentiva ricco, perché tu guardavi le 1000 lire, c'era Giuseppe Verdi che ti guardava dai tre quarti, con sti strucchi, con sti coppoli, sti affugurato, te dava sicurezza, cazzo, vedi un uomo pulito, distinto, dice, io ho 1000 lire ti senti ricco. Oggi un vecchio che piglia l'equivalente, che è una moneta da 1 euro di conio italiano. Chi ce l'ha la tirasse fuori, che ci vede un vecchio che ci sta disegnato? Ci sta un uomo nudo, a bracci larghi e a gambe larghe, così. E dietro un altro uomo nudo, a bracci larghi ma a gambe strette. Oh, non spegni, eh? Che mi fa finta, voglio dire. Voglio dire, no? Non te dà tanta sicurezza, eh? Dopo c'è Raciossi Vecchi quando ti dice che l'euro è stata l'angolare, no? C'è lo stemma. Ce l'ha disegnato. La saggezza di un vecchio, perché un vecchio è un libro di saggezza, un vecchio è un pozzo di conoscenza. Ma un vecchio, ragazzi, quante difficoltà gli si crea un vecchio? Un vecchio che va all'ospedale oggi. Un vecchio che va all'ospedale oggi diventa scemo. Una volta c'era 3 reparti sull'ospedale, 30 anni fa, 40 anni fa, chirurgia, medicina e ortopedia. No. Tu quello che c'hai, ti mandava in chirurgia. Adesso c'è 2000 reparti. Le malattie, adesso un vecchio non sa come cazzo, che Madonna già non sa. Tu una volta, adesso ti piglia un ictus. Tu a un vecchio fai ieri questa parola. A Pignà sapete come dice? C'ho avuto un ictus, un abisse, un cazzus, non so. Non gli ha fatto dirlo. Una volta i vecchi era più facile le malattie, che ci vuole una paralisi. Ci volia dire, no? Una volta ti pigliava una paralisi e su un ictus. Ma come Madonna fa? Una volta ti pigliava un'ischemia, adesso ti pigliava un'ischemia, c'ho avuto tu un'ischemia, e tu sei la tua, te la tua, e tu prima dai a me. Una volta l'ischemia era uno sbocco di sangue, che ci volia, un ictus, uno sbocco di sangue, diceva. Era tutto più facile. Un aneurisma ti pigliava il corpo, una volta, che ci non aveva un corpo. Adesso aneurisma, come cazzo fate? In reparti. Era stato ricoverato Peppe, il padre dell'amico mio, all'otorino laringoiano, all'ospedale civile a Macerata. Tu a un vecchio di 85 anni fagli di sta parola. Quando è scappato, gli ho fatto: Peppe, non sei stato ricoverato? Oh, ecco, sono una Madonna. Ha detto: col motorino l'ho rincontrato. Ma come fa a mettere un motorino laringoiano? Il reti, ti dice, Madonna, no? Cioè, come fa a dirlo? E poi all'Otorino la ringoiana, chi si ricorda, prima stava al 6° piano, adesso l'ha portata al 1° quando si è ricoverato, gli ha detto un figlio: guarda, si va via un caffè che sta nel seminterrato, tu quando vengi su pigli un primo ascensore, tocchi 6 e ti porta sul piano 2. Cavato sto Peppe, va via sto caffè, 6 sull'ascensore, prima che si chiude i porti che porta su a volo, scritto dottore all'ultimo secondo. A un certo punto, a un 2° piano, sto Peppe, siccome non hai avviato un caffè, hai avviato un cappuccino, dentro un cappuccino c'è un latte. Sapete che è un latte, a qualche vecchio gli letta, non lo. Però gli piace un cappuccino, Peppe, la mia gli è scappata la pena. Tanto è roba che si trova, ragazzi, no? Penso che facete qui a Monte San Giusto, no? Per forza. O portate il culo, sì, tanto se porti con culo dobbiamo farlo tutti, no? Perché quando si parla di questo argomento qualcuno storce la testa. Ma è un fenomeno di vita quotidiana, è una cosa che dobbiamo fare tutti. Se non le fai, o c'hai un culo senza muscio, o stai male. O stai male. Quindi, assodato questo concetto che ne fanno tutti, uomini, donne, venti, brutti, ricchi, puriti, tutti, a sto Peppe gli è scappata una di quelle che non si sente quelle vecchie. Io non so come gli avete qui a Monte San Giusto, tu guardi a Pignà e dici Moeloffe. Anche qui? Anche qui. Tutto culo in paese, non c'è niente. Però, ci tengo particolarmente a stare, perché addirittura sulla flatulenza si chiama, ci si studia pure. Io non so che si metteranno i dottori per studiare, però è un argomento proprio che... E tra l'altro, visto che copiamo questo argomento, non finisciamo in bellezza, almeno sulla loffa, ragazzi, le loffe non sono tutte uguali, perché quando uno fa una loffa, ci ho fatto una loffa, attenzione, c'è loffa e loffa, ci sono 3 categorie di loffa, cioè per parlare della loffa
Io mi ricordo che Piero Angela a Super Quark ha fatto una puntata del 2 ore e quarto. Vediamo che se la ricorda. Iniziava così. La loffa, questo rumore corporale impercettibile all'orecchio umano ma molto sensibile al nostro olfatto. Perché in quasi tutta Italia viene denominata loffa? Perché è una derivazione naturale del suo rumore. Loffa. Ma ne esistono ben 3 categorie di loffe. E adesso io ve le descrivo, perché se andate nel sito dell'ASUR le trovate proprio, perché sono state classificate. La prima si chiama loffa del diavolo. Qual è la loffa del diavolo? È quella che si fa al mattino quando si beve un caffè con un amico tuo al bar. A un certo punto tu fai una loffa. Prima che si sente a puzza all'amico tuo gli fai, io che madonna è sta puzza? Che ne so, non sento come niente. Come se tu non sei stato? Io non sento niente. Dopo 3 o 4 secondi sente sta puzza del zolfo. Dopo si sente. Allora te guarda e ti dice che diavolo immaginato ti fare. Ecco perché si chiama loffa del diavolo. Invece l'altra categoria, vediamo chi la conosce, si chiama superloffa. Vediamo qua se la conoscete. Qual è la superloffa? È quella che dopo che l'hai fatta ti fa callo. Come vedo che la conosci in tanti, la conosciamo, no? Perché è una cosa che tanto tutti l'abbiamo provata sta sensazione. Quando avviene la superloffa, generalmente quando si sta dentro la macchina a 500 metri da casa, a un certo punto dentro la trippa pare che c'hai una creatura che ti carcia. Sì, tutte le cortellate, pare che si strappa lo stomaco, no? Amo che fai? Tu cominci a respirare fitto fitto e ti cominci a slacciare a cintura, perché lì ogni secondo può essere fatale. Arrivi davanti a casa, non morci manco la macchina, tiri un freno a ma, ti tieni i pantaloni e che se cammina passi fitti fitti e curti curti, e poi a un certo punto ti devi fermare scatto perché senti una piccatella. Allora ti fermi, oddio fai, aspetti, ti senti che non ti puoi muovere, aspetti che si rimbosta. Quando si è rimbossata cominci a camminare, a un certo punto senti una piccata più forte e lei capisci che non c'è riso, quindi si ghiacciano sangue. Allora che fa qualcuno? Cerca di farla sfogare piano piano per farle bottarelle, no? Intanto cerca. E a un certo punto senti callo, è lì che senti callo, e lì capisci, qualcuno che fa, si mette una mano dietro e poi fa finta di essere un naso, guarda i vicinati, no? Fai le scale, le soldi ce ne abbiamo tutti 13 o 14 contusati, apri la porta del gabinetto senza guardare lì che a sedere, un amico mio ci ha trovato come più luce una volta. Ah, salvato. Ragazzi, c'è voluto un idrante per pulirlo. Vedo la signora che ride anche per la cagata però. Allora, ma tu quando stai a sedere lì, signora, per guardare, perché quando si sta a sedere lì non si sente il rumore classico del tonfo del pile? Il pile sarebbe il prodotto interno lordo, no? Ma si sente, pare che passa un disco volante, ci hai fatto caso, come si fa? Poi ne passa un altro, poi ricominci a sudare, respiri forte, però ti senti al sicuro perché stai a sedere sopra. Dopo 5 minuti senti che non passa più niente, perché se ne passa un altro pensi che ti sporti come un garzetto, dici prima. Che fai? Aspetti un pochetto e poi vai a via a carta igienica. Ma in quei casi la carta igienica è sempre finita. Che fai lì? Un mobiletto dove sta la carta igienica sta a 2 metri. E poi sì. Se la vai a via vai un stradetto lì. Precisati. Che fai lì? Qualcuno sapete che ha fatto? Io l'ho fatto? Ha pigliato un rotolo di cartone, ci ha cuturato la carta igienica e ha cominciato a spellarlo piano piano, cercando di pigliare la parte più fina, perché se prendi il merda del raspa, gliel'hai attappata con quello e sotto su un video. Chi è che non l'ha fatto? A tutti sua vita è successo. Solo che io lo dico su un microfono, guarda che mi ha fatto anche stamattina, potarsi. E quindi questa è la super loppa, ma vi rendete conto? L'altra categoria, la più pericolosa, si chiama loffa reale. La loffa reale è quella che scappa in genere quando, praticamente, la domenica mattina, quando marito e moglie sta un'ora di più a letto e la sera prima è andati, che ne so, a un matrimonio, a cena fuori, un marito, per dicirie, ci vuole l'esorcista, a un certo punto la moglie gli comincia a cacciare verso i 9, dai, cala! Allora fa tuo caffè stamattina, ma non c'è peso per niente,
ma proprio non me ne è cala tu una volta, cala io, cala tu. A un certo punto al marito gli scappa la loffa reale, ma non si sente subito, finché un marito non piglia un lenzuolo e comincia a far cucina. Svengola. E quindi la moglie che ormai è diventata bianca, insomma, perché lì si rischia la scusia, in quel caso, li muri, lì si muore, c'è niente da fare. Che succede, ragazzi? Che a un certo punto a stupore prendendo l'ascensore gli è scappata la loffa reale. Al quarto piano era la camera a gas, mi chiede. Uno dei suoi dottori era diventato bianco perché cercava di trattenere un fiato, ma il piano non riava mai l'ascensore della maggiore del letto, perché a un certo punto gli ha guardato, gli ha fatto scusi, ha detto che c'è dottore, ma che ha fatto, una pera, e ha detto dottore, è certo che l'ho fatto, che pensi che brucia così tutto il giorno, gli ha detto mamma. Luna, vi volevamo lasciare e penso che ci siano ancora dei ringraziamenti, non so se Daniela deve venire sul palco. Dov'era Daniela? Eccola! Ah, ti sei messo le carte di dritto, Eccola Daniela. Allora io ti lascio il microfono perché io saluto tutti, se volete ci dici l'abbiamo ancora. Ciao, Monte San Giusto, ci rivedremo il 2 giovedì, mi sembra, giovedì sera, al Palatina, alla festa più simpatica del mondo. Ecco Daniele, finalmente è calata giù da sto palazzo e adesso ce l'ho, eccola. Vedi che sei alta come me? Da burtata. Daniela, ti do il microfono, vogliamo chiamare, dobbiamo chiamare. Guarda, non era previsto che risalissi perché vi volevo lasciare così, ma vi chiamiamo insieme sul palco, non prima di aver fatto un altro grande applauso a Lando e Dino. Grandissimi, e vorrei con me Ivan e Alberto. Venite, no, potete, hanno sfilato 1-1, adesso passano qui sopra. E un applauso per loro perché grazie alla loro tenacia, alla loro organizzazione e alla loro dedizione, insieme alla Proloco hanno realizzato questa sera. E non finisce qua, l'appuntamento è domani con Fiordaliso qua in piazza e poi dal 28 settembre al 5 ottobre Clown Clown Festival. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao. La, 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 la.